e benvenuti in questo nuovo video del TG locale TG Giù. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like al video e condividerlo con amici e parenti. Dopo il viaggio a Bruxelles abbiamo deciso di ritornare sul territorio e di farvi conoscere qualche attività locale ancora da noi inesplorata. Iniziamo subito la nostra avventura a Via Danica, andando a conoscere Ambra, moglie di Marco Belometti, che ci ha un po' raccontato la sua storia e ci ha accompagnato all'interno del suo bellissimo locale, la Cascina Boneta. Buongiorno a tutti, siamo qua in Cascina Boneta, a Sarnico, con la moglie del titolare, Ambra, buongiorno. Ciao. Quanto tempo è che lavori in questa attività? Io dal 2016. Ti occupi un po' con Marco della gestione di questo bellissimo locale, fate sia servizio ristorazione e anche pizzeria, giusto? Esatto. Siete aperti per pranzo e per cena? Sì, siamo aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera dal mercoledì alla domenica nel periodo estivo e dal giovedì alla domenica nel periodo invernale. Estate so che anche siete famosi nella zona per i vostri happy hour con musica. Questo è un lavoro di tanta passione e tanto sacrificio. Qual è il segreto per riuscire comunque sempre a gestire tutta la famiglia, lavoro, stia tutto bene? Ma il segreto, non c'è un segreto, l'hai già detto tu, ci vuole tanta passione per questo lavoro e tanta dedizione. E fortunatamente io lo faccio con mio marito, che anche se ci scontriamo, poi il segreto familiare nostro è non parlarne mai a casa. Finito il lavoro si va a casa, si parla dei figli, della casa, di altro. Quanti anni è che esiste questo locale? Sono quasi 30 anni di Cascina Boneta, nata dai miei suoceri, dai genitori di Marco. È nato come agriturismo, quindi c'era solo la parte interna del ristorante, poi negli anni si è evoluta facendo la veranda e passando poi anche da ristorante. E poi dal 2016 c'è stato il cambio generazionale. Ci abbiamo messo del nostro, sia a livello culinario che a livello d'ambiente. Una bellissima storia. Grazie mille della disponibilità e buona giornata a tutti. Buona giornata. È stata brava! Quindi voi Ambra tutti i giorni siete aperti a pranzo. Quali sono le vostre proposte, i vostri menù che offrite? Pranzo 12 euro con la possibilità di scegliere anche un business lunch a 15 o 30 euro. Okay. Mentre la sera siamo aperti con il nostro menù alla carta, sempre basato su piatti diciamo tipici del territorio con alcune rivisitazioni nostre però ecco. Quindi ragazzi, se volete venire a mangiare alla carta sabato e domenica si mangia benissimo, o se volete fare un pranzo di lavoro veloce a ottimo prezzo venite alla Cascina Boneta, dopo un promoter. Grande, sì. Continuiamo il nostro viaggio a Via Danica spostandoci al Bareti, giovane attività gestita da Alan, il quale ha voluto buttarsi in questa nuova avventura per dare una svolta alla sua vita. Andiamo a conoscere Alan. Siamo qua al Bareti a Via Danica con Bellini Alan, il titolare, un'attività nata da poco. Quanto tempo è che è nata questa attività? Abbiamo aperto a settembre. Fresca fresca? Sì. Come mai è venuta l'idea di aprire un bar nel centro sportivo di Via Danica? Il comune ci aveva proposto di aprire un alimentare, visto l'attività che c'era prima è stata chiusa. Ci aveva proposto a noi che avevamo già comunque attività in paese. Io volevo provare, volevo già aprire un bar dove abitavo. È capitata l'opportunità qua e sto provando. Quindi diciamo, tu hai aperto questo che ha la funzionalità di bar. Bar e alimentare. Come sarà impostato? Cioè? Un alimentare sarà impostato con affettati freschi, prodotti di prima necessità. Quindi pane, latte. Pane, latte, biscotti, un po' di detersivi, un po' di prodotti per la pulizia della casa. Farete alimentari sia bar. Sì. Un'ottima soluzione per un paese piccolo, diciamo. Ci provo. E gli orari di apertura quali sono? Orari di apertura dalle 8 alle 23, tranne il lunedì. Riesci sempre a chiudere alle 23, ragazzi, ti dirono. Ma si chiude anche più tardi, si fa volentieri, se c'è sempre qualcuno si fa volentieri. Tu Alan quanti anni hai? Ah, io ho 34 anni. Che lavori fai? Ho cominciato come metalmeccanico, finito per fare accessori in cuoio, ho montato condizionatori, ho raccolto uva, olive, ho lavorato nella campagna. Quindi diciamo sei lavoratore a 360 gradi. Sì, quello che c'è da fare si fa. Adesso sono qua a fare barista, quindi sei uno radio, che si arrangia. Mi adatto, sì. Comunque bisogna sempre fare qualcosa per mangiare. Sei bergamasco? Sì, sono di Via Danica, sì. Qualche
progetto per il futuro? Ma qualche progetto, comincerò a organizzare un po' di pranzi, qualche serata a tema. Proverò anche a organizzare una festa della birra se riesco, portare qualcosa nel paese. Grandissimo, queste sono le storie che ci piacciono come sempre. Alan, grazie della disponibilità. Grazie a voi. E buona giornata a tutti. Ringraziamo Ambra e Alan per la disponibilità ed ora è il momento di annunciarvi il nostro nuovo ospite. Qualche giorno fa è venuto a trovarci un nostro caro amico, in passato ospite alicheno selvaggio, che ci ha voluto raccontare come si sta evolvendo la sua carriera musicale. Signori e signore, ecco a voi Season! E buongiorno a tutti, oggi siamo qua con un ospite speciale di vecchia data. Vecchia data, esatto. Esatto, Season, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Ci stiamo confrontando un po'. Season, a quante canzoni siete ora? Un anno, nel 2022, ne abbiamo fatte 5. Elite, Luci Verdi, Connessione, La Fette e l'ultima uscita, JB, che è uscita appunto il giorno del mio compleanno. Siete soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora? Fin troppo direi, è davvero un grandissimo traguardo davvero. Avete in progetto altro ovviamente, di sicuro? Assolutamente sì, a febbraio ne uscirà un'altra. A livello di freestyle? Proprio di canzone di... melodica. Sì, diciamo freestyle. Entro pochi mesi riusciamo ad arrivare a 10 canzoni. Esatto, si spera in pochi mesi. Anche. Quindi ragazzi, se volete dei live di Rush e Season, fatecelo sapere che dobbiamo assolutamente organizzare. Quando siete venuti su a Pizza in Piazza, come ho fatto il festino, i ragazzi di Adara erano stati molto contenti. Ho notato, cavolo, eh. Non solo ragazzi, comunque anche adulti, famiglie. Bene, grazie mille delle... Ma va, figurati, grazie a voi. Mini chiacchierata con te e ci vediamo prossimamente anche con Rush. Buona giornata a tutti. Grazie mille ragazzi. Dopo questa super clip vi lasciamo ad un Q&A al quale mi hanno sottoposto. Nome? Giulia. Anni? 20 frotto giorni 21. Che scuola hai frequentato? Ne ho cambiate due che ero troppo brava a scuola, al liceo delle scienze umane. Quante volte ti hanno bocciato? Bocciata mai, sono stata sospesa 3 volte. Si può dire il perché? No. Cosa fai adesso? Lavoro e faccio l'università. Cosa ti piace di più di una persona? I polpacci. Hai tatuaggi? Sì. Qual è il tuo genere di musica preferito? Io ascolto tantissimi generi di musica differenti, un po' con la musica techno, musica commerciale, pop. Artista donna preferita? Laura Pausini. Locale preferito della nostra zona, Bergamo Brescia, qual è? Volgia. Grande Volgia. Per il Bergamo Sex o per la musica techno? Per la musica techno, assolutamente. Ti è piaciuto l'evento con Malena? È interessante conoscere determinati personaggi. Mi hai fatto sesso a te? No. Che lavoro vuoi fare da grande? Non lo so. Hai qualche animale? Sì, un cane. Al quale ho dedicato uno dei tatuaggi che mio padre non sa che ho. A grande richiesta dei nostri follower ti devo fare una domanda. Sei fidanzata? Sì, felicemente. Forse felicemente perché siamo fidanzati da poco. Ti piacerebbe aver famiglia? Sì, mi piacerebbe. Quindi ragazzi, fateci sapere se volete fare altre domande a Giulia o a me. Intanto vi ringrazio. Buona giornata a tutti. Ragazzi, ora siamo giunti ai saluti e ringraziamo tutti per aver visto il TG fino a questo punto e vi ricordiamo inoltre di mettere like al video e di iscrivervi al canale. Mi raccomando, non perdetevi il backstage che ci sarà dopo i titoli di coda. Noi vi salutiamo e per oggi è tutto. Buona giornata a tutti, alla prossima. Ciao. Insomma, se continuo a far così, non è... Sembra la fata turchina. Ambra, non te male. Buongiorno a tutti, siamo qua con Ambra... Che ho detto? Siamo a Sarnico qui. A Sarnico. Però puoi anche dirlo che paghiamo solo i rifiuti a Sarnico, e però non siamo calcolati. Perché costano più alto. Giovani attività, Allora, non capivo se cadeva da lì, però... No, non posso, ci sentiamo Martina, dopo. Martina, non disturbare, dai. Signori, no, che cazzo dico? Cioè, che lo rifaccio poi.